Dallo stadio della Vittoria di Tolentino, ben ritrovati vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. È l'ultimo atto, è la partita più attesa e importante dell'anno, è la sfida tra rossoneri e viola che vi raccontiamo stasera. Benvenuti alla finale Scudetto 2022 del campionato nazionale Under 15 categoria A e B. Benvenuti a Milan-Fiorentina. Ancora Liberali con il sinistro, il tiro, la grande parata di Vannucchi, prima occasione Milan. Liberali con il sinistro da fuori area, ha scaldato i guantoni al minuto 12 del portiere avversario. Liberali sul fondo, può andare al cross con il sinistro, Camarda non ci arriva, palla che resta lì, Perini, il tiro e la palla respinta ancora da Vannucchi. Milan che ora è doppiamente andato vicino al gol con la seconda occasione nel giro di due minuti. Ancora Liberali, area di rigore, Liberali, il sinistro respinto, poi il tiro con la grande parata di Vannucchi, la terza grande parata, ancora Superin, si sta superando il portiere della Fiorentina quando scocca al minuto 17. Perin prova lo scambio, ancora Liberali per Sala, il capitano, secondo palo, di testa la palla in gol, la palla in gol, vantaggio Milan, vantaggio di Camarda di testa sul gran cross di Capitan Sala e il Milan passa a fine primo tempo con un bel colpo di testa, stavolta Vannucchi nulla ha potuto, cross, assist di Sala, colpo di testa di Camarda, stavolta Vannucchi nulla può. Perde palla Ceriani, area di rigore, rischia il fallo, palla che resta lì, il tiro alto, la più grande occasione della Fiorentina in questa partita. La scrive a referto la squadra viola al minuto 49. Qui bellissima la ripartenza Milan con il lancio di Perin per il taglio di Camarda che può andare al tiro, la blocca Vannucchi. Occasione dopo diversi minuti di assenza offensiva per il Milan. Milan che riconquista per un attimo, poi Ossola, il fallo fa proseguire Ciacci. Dalla distanza la palla in mezzo per Pisani, poi Cristodaro può andare al tiro da lì e sfiora il gol. La Fiorentina con un bel mancino di Lorenzo Cristodaro, il numero 18. Ancora un'occasione per la Fiorentina al minuto 65. Cross centrale di testa, l'allontana Albe, la porta è vuota, Milan che può andare con Camarda. La porta è vuota, Camarda cerca di trovare un compagno per il passaggio, Camarda la tiene, può darla via, porta è vuota, Liberali. Centralmente tutti soli i compagni, Liberali può darla, non c'è il portiere, si addormenta Liberali, poi ancora Perin, la partita è finita, il Milan è campione d'Italia, Milan è campione d'Italia, Milan è campione d'Italia Under 15, è il trionfo della squadra di Bertuzzo, bravi ragazzi, torniamo a tingere di rosso-nero lo scudetto Under 15, eccolo qua. Arriva Sala, il Milan è campione d'Italia, Under 15, Serie A e B. E parte la festa rossonera a Tolentino. Su queste belle immagini di festa arriva il mio saluto da parte di Luca Brivio. Un abbraccio, un saluto davvero e da campioni d'Italia. Sempre forza, vecchio cuore rossonero.